Molte volte basta un solo ingrediente per riuscire a far amalgamare tutti quelli che sono i buoni ingredienti che tu hai all'interno della squadra. E questo è capitato al Cagliari di oggi. Non un giocatore che finisce per essere più importante degli altri, ma un giocatore che riesce a trasmettere l'idea che bisogna essere una squadra. Quella maglia numero 5 con il ritorno di Marco Mancoso, che peraltro ha messo a disposizione anche la sua tecnica, la sua raffinata tecnica, ha finito per amalgamare il Cagliari, che era fatto di tanti piccoli componenti che però ora non trovavano la giusta dimensione. Liverani ha scelto l'equilibrio, ha tolto Viola, ha messo dentro un centrocampo che si integrava tra i portatori d'acqua e quelli che lavoravano tecnicamente e ha tentato di battere il Cittadella già nel primo tempo, con una diversità rispetto alla squadra avversaria che il Cagliari non riusciva a rimanere corto quanto riusciva a rimanere corto il Cittadella. La differenza l'hanno fatta i difensori, perché mentre il Cittadella non ha permesso all'ottimo attacco del Cagliari rispetto a Como, perché le azioni le costruiva, le occasioni le ha avute, di battere con serenità ma sempre sotto pressione, sempre con i giocatori addosso, nel Cagliari invece questa capacità di stare corti, questa capacità di stare addosso all'avversario non c'è stata, e in una delle occasioni che il Cittadella ha costruito con la sua esperta trama offensiva ha trovato il gol con una grande corsa in verticale di Assensio, che ha stoppato la palla, ha battuto il portiere in uscita. Ma il Cagliari non si è disunito, ha continuato a giocare, anzi è cresciuto con il passare dei minuti, e quando sono arrivati i cambi sono arrivate anche le mosse che hanno disorientato il Cittadella. Mentre il Cittadella poteva solamente scambiare componenti ma continuare nel suo gioco, il Cagliari ha variato il tema, e quando ha variato il tema sono arrivate anche quelle soluzioni tattiche che hanno messo in difficoltà la squadra avversaria. Luvumbo è entrato e è diventato l'assist man, è lui che ha confezionato il cross per la favola di Marco Mancoso, ritornare a Cagliari e firmare il gol del pareggio, diventare il leader silenzioso di un gruppo in cui è arrivato per portare la storia del Cagliari, il valore del Cagliari, l'orgoglio di vestire una maglia, e ha trasmesso a tutti questo significato, perché poi il suo gol hanno fatto accendere la squadra cagliaritana, che ha trovato anche il raddoppio con Makumbu, un altro di quei giocatori che oggi si è sacrificato perché non aveva sviluppato il suo solito ruolo davanti alla difesa, ma è stato spostato anche in altri ruoli, cedendo e dimostrando di poter essere lui per primo a disposizione della squadra. Ecco, oggi la vittoria col Cittadella non è solamente la conquista di 3 punti, è anche l'avvio di un altro discorso, di un discorso in cui si è capito nuovamente, dopo tantissimo tempo, che il Cagliari non deve essere un insieme di singoli, ma deve essere una squadra dove 16 giocatori, quelli che entrano, ma anche quelli che rimangono in panchina, hanno un unico pensiero: riportare il Cagliari in Serie A. Il commento a caldo è giunto alla quinta edizione e quest'anno, oltre al web, ci potrai vedere anche in TV. In 5 anni tante aziende ci hanno scelto. Diventa anche tu partner del commento a caldo e segna un gol fondamentale per la tua azienda. Chiamaci o mandaci un messaggio WhatsApp al 335 699 16 93.